di Marassi che consacra la vittoria della Roma nel campionato, lo scudetto ai giallorossi e la salvezza per il Genoa. La Roma torna a vincere il campionato dopo 41 anni, è il suo secondo titolo italiano. I tifosi giallorossi e genoani accomunati nella festosa invasione del campo finale, a salutare gli obiettivi raggiunti dalle due squadre. I tifosi giallorossi cercano, raggiungono l'allenatore Lidolm, artefice di questa vittoria. Dopo 3 anni la Roma ha sfiorato 2 volte lo scudetto e lo ha centrato in questa stagione con una condotta completamente in testa. Ecco Lidolm raggiunto e per lui c'è il meritato, anche se scomodo, trionfo. Bene, migliaia di tifosi della Roma a Genova per il primo simbolico abbraccio con i loro beniamini sul campo. Altre migliaia di tifosi in attesa all'aeroporto romano di Ciampino dell'arrivo dei campioni d'Italia. L'atmosfera di Ciampino può darci un'idea di come Roma festeggerà un titolo sognato da 41 anni. Aeroporto di Ciampino, ore 21:15. Una marea di tifosi sta aspettando un aereo da Genova con un carico speciale. I giocatori della Roma e soprattutto il secondo scudetto nella storia del club giallorosso. Subito il bollettino del traffico. Roma è quasi paralizzata dai caroselli dei tifosi. Le vie del centro e quelle che portano all'aeroporto si sono trasformate in un'autentica fiera. Automobili, clacson assordanti, cori, bandiere e striscioni. Qui a Ciampino si respira un'atmosfera euforica. La tifoseria romanista, che ha atteso 41 anni questo momento, è pronta a tributare un omaggio caloroso ai suoi beniamini. Il primo abbraccio di una città in festa. A dir la verità, i festeggiamenti ufficiali sono previsti per il 15 maggio prossimo, ma già stasera l'entusiasmo è incontenibile, come potete ascoltare. Tutti i quartieri della capitale cambiano fisionomia. All'Esquilino sono pronti 15.000 vessilli. Al Testaccio sarà bruciata una gigantesca zebra di stracci. Il Colosseo sarà probabilmente fasciato da un chilometrico fiocco giallo-rosso. Potenza del calcio, anche il Castello Descalchi a Bracciano verrà imbandierato. Vita dura per il parroco di Santa Marinella. Il sagrato della chiesa sembra destinato a essere pitturato di giallo e rosso. Cresce, come sentite, la febbre dei tifosi. Manca poco all'atterraggio. Una cosa è certa, questa notte a Roma sarà quasi impossibile dormire. I tifosi sono ad addirittura a 400 metri, comunque qualcuno di essi è riuscito a scavalcare le barriere di recinzione ed è qui, vediamo passare Valigi, poi ancora Righetti, Iorio, Carlo Ancelotti. Cerchiamo di raggiungere Carlo. Carlo, 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 dimmi una, Carlo, dimmi un'impressione, Carlo. Adesso, adesso. Aldo, dimmi qualcosa, cosa significa questo scudetto per voi e per la città? È il massimo. Bruno, 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 di quello che vuoi, Bruno. Bruno, di quello che vuoi. Ciao, ciao a tutti. Bruno. Bomber, bomber, bomber. Roberto. Visto Genova, una faccia un po' così. No, no, tutto a posto. Però me ne vado. Preparati. Un'accoglienza trionfale, davvero lei? Sì, un'accoglienza bella e veramente un'accoglienza perché loro me. Bene, si può dire che la Domenica Sportiva ospita questa sera simbolicamente tutta una città, con la squadra campione d'Italia, con il suo presidente Dino Viola, l'allenatore Lidolm, dirigenti. Abbiamo infatti con noi Ugo Vetere, il primo cittadino di una Roma in festa che almeno per oggi dimentica i molti problemi di una metropoli. Ecco il sindaco, una giusta inquadratura ravvicinata, ed ora naturalmente toccherà a Gianni Brera tenere le fila del discorso tecnico e lo farà, penso, rivolgendosi alla socialdemocrazia svedese, cioè a Lidl. Socialista, è giusto che saluti un amico vecchio come Taxomycket, vecchio Lidas.
Grazie. Det Gobra, dicono al tuo paese. Eh? Sì, vero. L'avete copiato dall'italiano, comunque Det Gobra va molto bene. E anche tu sei uno dei nostri, ormai io non riesco più a pensarti svedese. Eh? Sei dei nostri, hai fatto il nostro football, l'hai modificato, hai portato una involuzione forse utile a tutto il calcio italiano. Insomma, sei bravo. E quindi qui mi fermo perché sennò mi pigliano per un piaggiatore. Ecco, io invece comincio. La Roma rappresenta per me qualcosa di vitale. Ecco, che cos'è di preciso questo qualcosa? È molto semplice. Attendere 41 anni per vedere realizzarsi un sogno è un qualche cosa di vitale, senz'altro. È una vita. Una vita di attese che si realizza in questo momento e che soddisfa ogni attesa e ogni aspirazione. Ecco, ma lei aveva i mezzi e aveva anche le idee per puntare alla presidenza negli anni 60. E come mai non si fece avanti allora? Nessuno me l'ha richiesto. Non avevo desideri di poltrone. Nel momento che mi è stato chiesto, dopo una sofferta trattativa, ho accettato, sapendo che la lunga esperienza fatta nei vari consigli della Roma mi potevano permettere di trovare quelle soluzioni che in passato erano state disattese. No, siccome siamo in tre è difficile, eravamo in due. Scusa Giovanni, io comincerei con Falcao, se ne è parlato molto in questo campionato, anche questa serata giustamente. Questo Falcao che corre così velocemente, così pienamente verso questa curva sud, correrai anche quest'altr'anno verso i tifosi della sud, Falcao? Ma correre verso a loro significa che, come non si può correre dappertutto il campo per salutare tutti i tifosi. La curva sud è quella che rappresenta il tifoso più, quelli che soffrono di più. Per questo è un ringraziamento a loro che vengono sempre in trasferta. Ti ringrazierei anche questo treno? Speriamo. Io sono qui vicino a Bruno Conti, campione del mondo e campione d'Italia. Bruno, gira una voce. Si dice che tu e Falcao non volete giocare contro la Juventus in Coppa Italia per non darle la rivincita, è vero? Questa è una voce cattiva, assolutamente, anche perché sempre uno stimolo in più per giocare contro la Juventus, altrimenti mancherebbe lo sfottò quando siamo ritiro della nazionale. E poi mancherebbero sia a me che a Gentile le carezze ci facciamo in campo. Credo che la mia prima intervista mi tradirà clamorosamente, sempre per tornare al discorso di prima della fede rossonera. Vorrei chiedere ad Aldo Maldera, premesso che la costante dei tuoi due scudetti si chiama Nils Lidholm, quali sono le differenze di ambiente, di calore fra l'anno in cui hai vinto lo scudetto al Milan e quest'anno in cui l'hai conquistato con la Roma? Ma la gioia di vincere uno scudetto è sempre la stessa, però qui a Roma non pensavo a tanto, veramente ho trovato più calore. Ecco, da un ex milanista passiamo a un ex interista, Proasca, il significato di questo primo tuo scudetto italiano? L'hai vinto due, mi sembra, in Austria e il tuo primo nazionale italiano, che significato gli dai? Ho vinto 4 in Austria. Però, e uno in Italia. Però credo che questo scudetto è messo alla pari, questo 4 che ha vinto in Austria. Chiaramente anche l'anno scorso, quando sono andato via dall'Inter, non mi aspettavo questo scudetto, però adesso è arrivato e sono molto felice. Grazie, grazie. Vorrei coinvolgere a questo punto Carlo Ancelotti. Dunque Carlo, sappiamo tutti che Lidl è un adorabile bugiardo. Non facciamoci sentire, ma qual è stata la bugia più clamorosa che vi ha raccontato quest'anno? Ma penso che quando diceva che non vinciamo il campionato. Ora tocca al bomber Pruzzo. Bomber, hai due letterine da spedire. Una per Michel Platini, che ti ha spodestato dal trono dei cannonieri, e l'altra alla Juventus. Direi che Platini è stato bravissimo, ha fatto un grandissimo girone di ritorno e ha meritato di vincere la classifica dei cannonieri. Ma la Juve è un augurio per la finale di Atene. Riccardi? Sì. Ecco, io credo che siamo un po' avanti adesso coi tempi e che tu debba forse...
salvarla dai suoi tifosi. Questo non è amore, è incredibile. Basta, basta. Sono contento per loro. Dov'è che la Roma ha vinto il campionato, Lidom? Dov'è che questa Roma, stando sempre in testa, pur perdendo con la Juventus, dov'è che la squadra è uscita fuori e ha dimostrato di valere, di poter conquistare il titolo italiano? Ma come importanza quando ha vinto la partita a Pisa, come più la domenica scorsa dopo la vittoria contro Avellino, che ho cominciato a credere anch'io. È più facile vincere un campionato da giocatore o da allenatore nel campionato italiano? Lei ne ha vinto sia come allenatore che come giocatore. Non è facile, fino a che c'è la Juventus non è facile in nessun campo, però come giocatore è molto più facile. Per quanto riguarda questo scudetto, lei aveva un pessimismo proprio ad oltranza, era perché ha avuto delle critiche, aveva avuto delle brutte esperienze in passato, oppure credeva davvero che questa Juventus potesse avvicinarsi e andare allo spareggio magari? La Juventus non si dà mai per vinto, infatti ha dimostrato fino alla fine di essere... Ecco, abbiamo visto adesso gli ultimi minuti. Gli ultimi minuti di questa bella partita, 3-1, una vittoria franca, senza sotterfugi. I giocatori della Roma hanno affrontato gli avversari con lealtà, a viso aperto, e altrettanto hanno fatto, secondo un'antica tradizione di lealtà sportiva, i Granata di Torino. Il campionato è finito, l'ultimo cesello in questa stagione meravigliosa è stato messo proprio oggi, il sigillo 3-1, Roma campione d'Italia per la seconda volta dopo 41 anni. Abbiamo visto la partita, adesso continuiamo con una serie di collegamenti e state vedendo dall'alto, dall'elicottero del 15° stormo dell'aeroporto di Ciampino, una visione stupenda, panoramica totale dello stadio olimpico. Vedete, distinguete nettamente il rettangolo verde, il che vuol dire che non c'è stata invasione. Secondo i desideri del prefetto di Roma, dello stesso presidente Viola, il pubblico dell'Olimpico sta assistendo alla cerimonia di premiazione. Un fatto insolito, altre volte non si erano comportate così le autorità sportive, questa volta a Roma si è voluto evitare confusione e vedete che i giocatori giallorossi sono disponibilissimi per la folla, fanno il giro del campo, vanno a raccogliere applausi, in testa con il braccio destro alzato seguito da Tancredi il capitano. Tutti gli altri, qualcuno si è già liberato della maglia, ecco Falcao, l'ha donata al pubblico. Ecco il nostro elicottero, approfittiamo per ringraziare il colonnello Zardo che comanda questa operazione con il capitano Artioli, il sottotenente Canti, il maresciallo Russo, il maresciallo Mattia, Giuseppe Auricchio e il sergente maggiore Forconi, tutti della nostra aeronautica militare in servizio di prevenzione, offrono ai telespettatori della terza rete TV queste immagini particolarmente spettacolari. Nel prosieguo della trasmissione avremo degli ospiti interessanti
da presentarvi. Ecco il grande tricolore portato, è un po' il cerimoniale dei giochi olimpici. Quando si aprono i giochi olimpici si porta la bandiera nazionale, la bandiera del comitato olimpico nell'anello dello stadio. Dicevo, altri collegamenti sono previsti, abbiamo una postazione a testaccio, abbiamo telecamere fuori dalla nostra sede qui intorno, proprio anche per seguire il deflusso dallo stadio olimpico quando il pubblico, al termine di questa cerimonia, stiamo assistendo adesso alla parte più spettacolare, al termine, dicevo, di questa cerimonia il pubblico raggiungerà le varie zone di Roma dove i circoli, i club, le associazioni sportive stanno mettendo in scena spettacoli mai visti fino ad ora.